proseguimento. Grazie Micaela. Grazie Romina, la notte dei verdetti salvezza, ma intanto andiamo all'Olimpico con Francesco Totti in diretta. È facile per voi. Ci siamo. È arrivato il momento. Si sente? Sembra un concerto. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Purtroppo è arrivato. In questi giorni ho letto tantissime cose su di me. Belle, bellissime. Ho pianto sempre, tutti i giorni, da solo come un matto. Perché 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle, che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile. Lo sapete che non sono di tante parole, però le penso. E questi giorni con mia moglie ci siamo messi a tavolino e gli ho raccontato un po' di cose, un po' di anni vissuti con questa maglia, questa unica maglia. Anch'io abbiamo scritto una lettera per voi, non so se riuscirò a leggerla, ci provo. Se non finisco la finirà mia figlia Chanel, che non vede l'ora di leggerla. Devo prendere fiato, scusate, ma non è facile. Vado, sennò se fa troppo tardi. Cioè, avete fame, è ora di cena. Io sarei qua fino a altri 25 anni. Grazie Roma. Grazie a mamma e papà. Grazie a mio fratello, ai miei parenti, ai miei amici, grazie a mia moglie e ai miei tre figli. Ho voluto iniziare dalla fine, dai saluti, perché non so se riuscirò a leggere queste poche righe. È impossibile raccontare 28 anni di storia in poche frasi. Mi piacerebbe farlo con una canzone o una poesia, ma io non sono capace di scriverle. Ho cercato in questi anni
di esprimermi attraverso i miei piedi, con i quali mi viene tutto più semplice. A proposito, sapete qual era il mio giocattolo preferito? Il pallone. Lo è ancora. Ma a un certo punto della vita si diventa grandi. Così mi hanno detto che il tempo l'ha deciso. Maledetto tempo. È lo stesso tempo che quel 17 giugno 2001 avremmo voluto passare in fretta. Non vedevamo l'ora di sentire l'arbitro fischiare per 3 volte. Mi viene ancora la pelle d'oca a ripensarci. Oggi questo tempo è venuto a bussare sulla mia spalla dicendomi: dobbiamo crescere, da domani sarai grande. Levati i pantaloncini e scarpini, perché tu da oggi sei un uomo e non potrai più sentire l'odore dell'erba così da vicino. Il sole in faccia mentre corri verso la porta avversaria, l'adrenalina che ti consuma e la soddisfazione di esultare. Mi sono chiesto in questi mesi perché mi stiano svegliando da questo sogno. Avete presente quando siete bambini e state sognando qualcosa di bello e vostra madre vi sveglia per andare a scuola mentre voi volete continuare a dormire e provate a riprendere il filo di quella storia ma non ci si riesce mai? Stavolta non era un sogno, ma realtà. Io voglio dedicare questa lettera a tutti voi, ai bambini che hanno tifato per me, a quelli di ieri che ormai sono cresciuti e forse sono diventati padri, e a quelli di oggi che magari gridano Totti gol. Mi piace pensare che la mia carriera è davanti per voi una favola da raccontare. Questo è il pezzo più brutto. Ora è finita veramente. Mi levo la maglia per l'ultima volta. La piego per bene, anche se non sono pronto a dire basta e forse non lo sarà mai. Scusatemi se in questo periodo non ho rilasciato interviste e chiarito i miei pensieri, ma spegnere la luce non è facile. Adesso ho paura. Non è la stessa cosa che si prova di fronte alla porta quando devi segnare un calcio di rigore. Questa volta non posso vedere attraverso i buchi della rete cosa ci sarà dopo. Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore. Quello che mi avete sempre dimostrato.
Con il vostro affetto riuscirò sicuramente a voltare pagina e a buttarmi in una nuova avventura. Ora è il momento di ringraziare tutti i compagni di squadra, i tecnici, i dirigenti, i presidenti, tutte le persone che hanno lavorato accanto a me in questi anni, i tifosi, la Curva Sud, un riferimento per noi romani e romanisti. Nascere romani e romanisti è un privilegio. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Siete e sarete sempre nella mia vita. Smetterò di emozionarvi con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso che sono un uomo. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni di amore. Vi amo.